Buonasera dalla Casa dell'Energia, presentato come sempre dalla Fonderia delle Idee, nuova puntata di Nero su Bianco. Il personaggio del mese di questo febbraio è la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini. Benvenuta. Il direttore della Casa dell'Energia Fabio Mori, Piero Franchini e Davide Buonasera, Faltoni. Come al buonasera a solito, tutti. quando c'è appunto il personaggio del mese ci sono tutti i nostri personaggi, altrettanto che di solito si alternano invece a seconda degli argomenti. Prima di vedere il primo servizio che ci darà il là a questa puntata, con finalmente la riapertura almeno al traffico leggero dell'E45, però con la Presidente così, un primo scampolo di questo inizio di mandato, perché sicuramente un mandato, possiamo dire, storico, comunque epocale, la prima Presidente donna, la prima primo presidente di area centrodestra, quindi c'è questa ventata, no, di chi ha portato già diversi comuni, tra cui proprio Montevarchi, Arezzo, Sansepolcro, Casino Fiorentino, che sono passati al centrodestra, anche in vista diciamo, di quelle che saranno le regionali l'anno prossimo. È un vento che può continuare a soffiare? Ma io me lo auguro naturalmente, ma soprattutto mi auguro che, visto le amministrative che a breve ci saranno su tutta la provincia, interesseranno veramente numerosi comuni, che soprattutto i cittadini abbiano apprezzato l'operato che, sindaci di centrodestra come me hanno fatto in questi anni di mandato, perché poi, molto spesso il cittadino dà fiducia perché vuole un cambiamento, ma poi naturalmente spetta a noi dimostrare che, insomma, hanno fatto bene a credere in noi. Lo stesso vale adesso nel ruolo di presidente. È stato veramente un evento storico, anche perché i numeri non erano a nostro favore, però grazie, diciamo, alla compattezza che la realtà civica e quella dei partiti di centrodestra hanno dimostrato, è stato possibile veramente un evento che ha segnato la storia della provincia. Adesso sta a noi dimostrare, appunto, ci sarà un modo di amministrare differente. I problemi che abbiamo registrato già in questi primi mesi erano già numerosi, poi ci sono messe anche le 45, anche imprevisti vari, ma questo funziona, insomma, prendiamo tutto il pacchetto e gli imprevisti futuri. Naturalmente l'impegno è grande, la responsabilità ancora di più, però ci siamo presi la responsabilità di cercare di fare il meglio per amministrare una provincia che è una delle più importanti della regione, che ha sicuramente ancora, nonostante la riforma del Rio, delle responsabilità veramente enormi, perché in primis c'è la responsabilità per quanto riguarda la sicurezza delle strade e degli immobili, in particolare appunto delle scuole, e quindi, nonostante le difficoltà economiche, siamo chiamati comunque a far fronte a delle deleghe di estrema importanza, lo dico anche da sindaco, perché toccano, diciamo, direttamente appunto i nostri cittadini. Quindi l'impegno è massimo. Speriamo, insomma, che questo cambiamento poi sia foriero veramente di un buon lavoro nei prossimi mesi. Tra l'altro c'è stato il lancio anche per le assunzioni, concorsi per operai, figure tecniche, l'acquisto, proprio notizia di queste ore, no, di un mezzo per il taglio dell'erba e spargisale. Quindi già c'è stato un certo Sì, imprinting. c'è voglia di mandare un messaggio ben chiaro. In primis ai dipendenti della provincia, che mi hanno colpito particolarmente, perché ho trovato un gruppo insomma, di dipendenti che tengono veramente a quest'ente, che hanno passato degli anni veramente difficili, dove appunto la riforma del Rio all'improvviso gli ha reso un futuro completamente incerto, dove li ha costretti in questi anni a lavorare da un punto di vista di personale dimezzato e veramente senza risorse rispetto a come la provincia in passato era abituata, e quindi hanno veramente dato il massimo, hanno fatto più di quello che erano in grado di fare numericamente, cercando di mantenere comunque alti i livelli di prestazione di questa provincia, che ricordo ha una storia virtuosa e che quindi, insomma, è una delle province sicuramente che è un fiore all'occhiello per la nostra, per la nostra regione. E quindi ora che sembra ci sia uno spiraglio, vengo da 2 giorni fa dall'incontro UPI nazionale, molti esponenti del governo sono venuti a relazionarci sul futuro delle province, sembra che abbiano capito finalmente
l'importanza di queste realtà, quindi i segnali da parte del governo sono positivi. Io sono qui, mi sono presa l'onere e l'onore di portare avanti un progetto in cui credo fermamente, e quindi il primo segnale da dare è quello sicuramente di fare il possibile, e questo vuol dire anche assumere, visto che adesso c'è la possibilità di farlo, per dare un segnale del fatto che la provincia sta ripartendo. Le assunzioni sono dirette soprattutto per le figure tecniche, per, come dicevo, le due deleghe più importanti riguardano la sicurezza delle strade e delle scuole. Molto importante e carente la figura dei cantonieri, che sono coloro che fino a, in questo periodo in particolare dell'anno, noi da cittadini ne abbiamo particolarmente bisogno, perché sono loro che mettono in sicurezza la strada anche da un punto di vista delle varie condizioni meteorologiche. Insomma, siamo venuti fuori da un periodo recente di ghiaccio e di neve, insomma, che loro hanno prontamente gestito, e sono coloro che poi penseranno in primavera anche al decoro, oltre che naturalmente alla manutenzione delle strade, al decoro, intervenendo sul verde. Quindi, oltre alle assunzioni, c'è stato questo investimento importante da parte della provincia di 100.000 euro di questo mezzo, che serve sia per, come spargisale, sia appunto per tagliare l'erba. Quindi anche un modo concreto per far capire ai nostri cantonieri che stiamo investendo su di loro, sul loro servizio, perché è veramente importante per la provincia, in primis appunto per i cittadini. Vediamo allora la riapertura, proprio nel momento esatto della riapertura al traffico leggero dell'A45, a quasi un mese dalla chiusura, che insomma tanti disagi ha creato. Vediamo. Si riapre? Non possiamo lasciare dichiarazioni, comunque sì, si riapre. È a 28 giorni esatti dalla chiusura che le prime auto, come potete vedere, stanno tornando a percorrere il tratto dell'A45 che va da Caniglia a Valsavignone. Ho fatto le valse all'andata e al ritorno questa. Quanto ci ha messo l'andata e quanto ci metterà al ritorno? Un'ora e mezza e due ore e mezza. Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha infatti firmato questa mattina il provvedimento di riapertura del viadotto Puleto, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso. Parto da Forlì, vengo ad Arezzo una volta a settimana per lavoro, e devo dire che è parecchio scomodo, ecco, fare le strade secondarie per arrivare ad Arezzo, ecco. Però allo stesso tempo le facevo volentieri, ecco, perché penso che, cioè, questi controlli andavano fatti, spero che questi controlli siano stati utili. La E45 ha riaperto attorno alle 16.30, seppur con tutti i limiti delle prescrizioni imposte dalla Procura d'ANAS, ma questa misura rappresenta comunque il primo passo verso la risoluzione dell'emergenza che per settimane ha spaccato di fatto in due l'Italia. L'isolamento totale, con tanti disagi e danni per l'economia locale, ma di tutta la Valtiberina. Via libera dunque al traffico leggero sotto le 3,5 tonnellate solamente lungo le due corsie centrali e con limiti di velocità 50 all'ora con autovelox per il controllo. Tra le prescrizioni della magistratura anche l'installazione di sensori per misurare le vibrazioni e far scattare il semaforo rosso in caso di pericolo, ed infine il drenaggio con grondaie provvisorie delle acque meteoriche. Ancora il problema è grande, perché c'è quello del traffico pesante, che è il vero danno che la nostra comunità sta subendo. Una prima buona notizia, la riapertura del viadotto, ha commentato così infine il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli, che ha annunciato che il prossimo venerdì sarà presente sulla E45 per un sopralluogo. Sopralluogo che c'è stato, e quindi diciamo anche il come Arezzo, no, in modo unitario si è rivolta, no, proprio con le sue istanze anche a Roma, anche al Ministero, diciamo, ha creato poi presupposti anche verso ANAS affinché poi insomma si facesse alla svelta. Sì, devo dire che la richiesta di un incontro che poi c'è stato appunto alcune settimane fa a Roma, alla presenza del Ministro, non soltanto di alcuni dei sindaci appunto della zona, ma del presidente della provincia, della regione, non soltanto della nostra, ma anche dell'Emilia Romagna e dell'Umbria, ecco, ha dato la possibilità di esporre la questione, e in quell'occasione il ministro ha dimostrato comprensione per la criticità della situazione che la chiusura del viadotto aveva comportato, perché veramente una spaccatura dell'Italia in due, e questo ancora di più ha fatto capire l'esigenza di ricorrere ad una strada alternativa, perché in casi come questi, dove appunto è giusto
intervenire, perché poi bisogna pensare alla sicurezza naturalmente del viadotto. Non si può pensare nel 2019 di non avere una strada alternativa e di costringere gli studenti a fare lezione via Skype, perché le ore dall'Emilia Romagna a San Sepolcro sarebbero troppe da sostenere, e non per non ritornare in una situazione di danni non solo appunto ai cittadini, ma danni anche alle aziende, che purtroppo in questo mese comunque hanno subito. Quindi ha dato una disponibilità assolutamente a collaborare fin da subito, sia per la valutazione appunto del ponte e gli interventi che ANAS dovrà fare per poterne poi permettere successivamente la riapertura. Ma questo anche, il suo intervento è stato anche ben chiaro, e qui l'altro aspetto importante di un intervento su una strada invece alternativa che è chiusa da 21 anni, e al ministro abbiamo fatto presente appunto che nel 2019 dobbiamo finalmente, diciamo, in seguito magari a questa disgrazia, cercare a questo punto di risolvere il problema definitivamente, e Toninelli si è impegnato a dare mandato all'ANAS appunto di provvedere affinché si possa risolvere anche questa importante mancanza. Infatti ANAS è stata autorizzata poi, sì, no, anche a firmare il protocollo con il comune di Piave Santo Stefano. Davide, se vuoi anche cambiare argomento. Sì, punto. Allora... senta Presidente, in questi giorni, proprio nei giorni passati, c'è stata la commemorazione delle foibe. Allora, le foibe sono una vicenda drammatica sicuramente, sono una vicenda che negli ultimi anni e soprattutto secondo me quest'anno ha visto anche qualche gaffe, vedi quella del Presidente di Tajani che ha parlato della Dalmazia Istria italiana, creando problemi immediati con la Slovenia. Ho visto le sue dichiarazioni anche su Facebook, ma anche del sindaco di Arezzo, ho visto le critiche che le ha fatto il PD. E allora io le volevo chiedere questo fondamentalmente. Le foibe spesso viene utilizzata dalla destra in contrapposizione alle commemorazioni della Shoah del 25 aprile, di tutta una serie di eventi che ricordano il periodo drammatico della Seconda Guerra Mondiale e del fascismo. E ecco, per quanto riguarda le foibe, credo che lei conosca bene la storia, quindi saprà che i primi che scoprono le foibe e le usano sono i fascisti italiani dal 40 al 43, dove praticamente le usano proprio per infoibare tutti quei abitanti di quelle zone della Dalmazia, dell'Istria, eccetera, che si opponevano all'occupazione fascista. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei, quando si commemora i morti delle foibe, si commemorano anche i morti per mano fascista nel periodo che va dal 40 al 43, quindi i cittadini, gli abitanti di quelle zone che sono barbaramente stati uccisi dai fascisti italiani, oppure si commemora solo i morti per mano dei partigiani titini, che poi vengono definiti oggi comunisti, ma di comunisti secondo i storici non avevano nulla, perché rivendicavano la patria, quindi rivendicavano gli stessi valori che normalmente appartengono alla destra. E ecco. Guardi, io credo che, io rispondo per me stessa, non rispondo per appunto in generale per quello che fanno gli altri. Io da sindaco ho presenziato al giorno del ricordo per spiegare ai nostri ragazzi quello che la storia purtroppo ci ha lasciato, e che per troppo tempo non è stato invece illustrato e reso noto, proprio perché certi episodi non capitano più. Io non credo si debba nel 2019 fare distinzione tra i morti. Io credo che i morti debbano essere, soprattutto dalle istituzioni, essere posti al centro per commemorare i loro accaduti, e tutti anche i superstiti che, come in questo caso delle foibe, non solo sono stati presenti e ci hanno raccontato l'esperienza che hanno vissuto. Credo che la pochezza che continua a registrare sia sempre quella di fare una distinzione tra vittime dei comunisti e vittime dei fascisti. I morti, i nostri cittadini, i nostri italiani che hanno subito
che siano morte per un motivo o per un altro, dei trattamenti di questo tipo devono essere ricordati, e deve essere ricordato appunto a noi stessi in primis, visto che stiamo ancora a parlare di una sfida tra comunisti, da chi è che ha ammazzato di più, chi è stato il colpevole in uno o nell'altro evento, se comunisti o fascisti, che forse sicuramente tanto e in diverse situazioni si è sbagliato, e mi auguro che la politica in futuro e noi tutti se ne tenga contezza di quello che è stato. Credo che forse si dovrebbe portare più rispetto ai caduti e cercare di insegnare di più certi valori alle nuove generazioni, invece di fare sempre una battaglia tra sinistra e destra, anche nel caso soprattutto di eventi dolorosi come questi. Ma quindi commemora anche i cittadini non italiani, ma buttati dentro le foibe dagli italiani, oppure guardi, solo gli italiani? Guardi, lei insiste di fare politica su un argomento che è delicatissimo, no, e sinceramente mi fa una tristezza tale, e mi dispiace anche perché... No, ma perché devo fare... mi dispiace tanto, io commemoro tutti gli italiani caduti, per un motivo o per un altro. Quelli per mano italiana invece no. Cioè, questo le sto chiedendo. Ha detto tutti. Io ho detto tutti, guardi... No, parla di italiani, quindi... I non italiani buttati dentro le foibe dagli italiani non li commemora. Io guardi, sono morti, cioè lei deve stare a distinzione se un morto è diverso dall'altro. Semplice. Io guardi, per me, ma io sto dicendo, forse lei le commemora tutti o no? Io assolutamente sì, perché io non sono qui a fare politica, sono qui a portare rispetto a dei caduti, a dei morti, alle loro famiglie che li hanno rimpianti, e per ricordare una storia, che sia di destra o che sia di sinistra. Ma Presidente, l'ha detto il sindaco Ghinelli, l'ha detto lei. Ma scusa, io parlo per me. Per mano dei comunisti, avete detto, per mano dei comunisti. Ok, quindi siete voi che fate una distinzione. Guardi, veramente. È scritto, mai detto, su, no, no, guardi, io, non, io, so, io so quello che dico e rispondo di me stessa, quindi le posso garantire che non ho mai scritto una cosa del genere. Io ho sempre onorato i morti sia legati ad un'area politica che dell'altra, senza fare tanto tanta politica, senza mai fare politica in quei casi lì, ma portando rispetto ai morti e alle famiglie di questi morti. Che meritano rispetto. Assolutamente, mi sembra totale, non ci sia stato, no? Nemmeno in questo assise, purtroppo. Vabbè. Ci fermiamo un attimo, poi dobbiamo parlare anche di Ponte Buiano e anche, credo, no, delle riforme, che cosa è rimasta della provincia di questa, da anni, insomma, abbiamo puntato il dito, no, contro questa riforma che, con la quale si è fatta molta demagogia, no, i costi della politica, andando a distruggere un ente che secondo noi funzionava benissimo, invece poi c'erano dei casi di sprechi, ma... Da noi la provincia, tutto sommato, ha sempre fatto delle cose egregie, e invece purtroppo l'hanno spezzettata, pur però lasciandogli anche importanti competenze. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Eccoci tornati alla Casa dell'Energia, insieme alla Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai. Do la parola al Direttore della Casa dell'Energia, Fabio Mori, che voleva, credo, proprio parlare del... Volevo entrare nel vivo un po' di questa riforma, poi, che è la riforma del Rio del 2014, che poi nessuno ha capito sostanzialmente. Sono stati tolti più di 3 miliardi alle province, però gli sono state lasciate quelle funzioni che poi devono comunque espletare, quindi senza soldi. Le funzioni dell'ente provinciale sono sempre funzioni importanti, anche perché comunque sono una garanzia e una veglia su tutto il territorio. Io vorrei capire, la Consulta si è recentemente pronunciata con la pronuncia 137 del 2018, nel quale appunto prende i punti principali della riforma e poi quasi, diciamo, la boccia quasi totalmente. Cioè, il problema sta proprio nell'articolo 119 della Costituzione, no? Cioè, come si fa in qualche modo a violare poi quel principio di sussidiarietà, cercare in qualche modo di scardinare un ente come era appunto l'ente provinciale, però lasciandogli quelle competenze, quegli oneri e quegli obblighi che poi sono tra l'altro importanti anche per le categorie protette, soprattutto per la manutenzione del territorio, abbiamo visto le 45 eccetera. Cioè, quei 3 miliardi sono tornati allo Stato, sono tornati alle regioni, ma poi dove sono finiti? Cioè, questi soldi non è che sia risparmiato in gettito fiscale, cioè in che tasche sono finiti? Cioè, qui la riforma del Rio è stata sinceramente, e è sinceramente una cosa che io non capisco, cioè che cosa ha portato, che miglioramento ha portato? Lo chiedo proprio alla Presidente della provincia, come si è trovata lei in seguito a questa riforma al suo insediamento, e secondo lei quali sono veramente i punti dolenti di questa riforma, insomma. Ma è un'ottima domanda, purtroppo dovremmo farla a Del Rio e al Ministro Renzi, che hanno fatto una riforma e poi è stata sonoramente bocciata
dal popolo italiano e che nonostante questo la regione toscana, nelle nostre province toscane, l'ha applicata in maniera particolarmente rigida, perché la stessa applicazione non c'è stata nelle altre, per le altre province delle altre regioni, e che oggi noi ci troviamo ancora in un limbo o nella speranza appunto che il nuovo governo abbia più lungimiranza e ci permetta di riprogettare un nuovo futuro per le province, che non tornino ad essere quelle che erano prima, magari anche qualcosa di diverso, perché ci sono tanti servizi che oggi le province possono dare ai comuni, però purtroppo ci siamo trovati a subire un grossissimo danno sia per quanto riguarda le professionalità che le risorse, per quel livello, come dicevamo prima, che per esempio la provincia d'Arezzo era abituata a dare ai territori. Quindi un danno ingente, e non hanno fatto poco i dipendenti che sono rimasti a continuare a credere in quest'ente, a lavorare veramente a testa bassa nonostante le grandissime difficoltà. Per giunta sono state nella sciagurata riforma, si prevede di mantenere a quest'ente delle deleghe molto pesanti, perché si parla della sicurezza sulle strade e degli ambienti scolastici dei nostri figli, senza le risorse, quindi veramente una riforma schizofrenica, che però purtroppo comunque, nonostante la bocciatura dei cittadini, noi in questi ultimi anni siamo stati costretti a subire, e ancora probabilmente un po' ci vorrà prima di riuscire a rivedere la luce e un futuro chiaro. Ripartiamo quest'anno con un minimo di programmazione, che già è qualcosa, però se pensiamo che abbiamo fatto un passo indietro in questi anni, disgregando appunto un sistema che funzionava bene, dobbiamo tenere conto che comunque i nostri territori hanno subito un forte danno. Poi blocco delle assunzioni biennali. Assolutamente. Si riparte quest'anno, per fortuna si riparte, però c'è stato proprio un danno ingente all'ente, alla struttura e a quello che era abituata, e il livello di prestazione era abituata a dare al nostro territorio. Credo che e mi auguro appunto che in tempi rapidi questo governo, appunto rendendosi conto dello scempio fatto, agisca, perché ora bisogna assolutamente agire, ridando alle province innanzitutto le risorse per una programmazione sui settori che ci sono rimasti, e poi probabilmente ridare a quest'ente anche tutta una serie di mansioni che oggi non ha più, e che però da quando non ha più sicuramente sono purtroppo con prestazioni poi peggiorate, o comunque ci sono delle collaborazioni che la regione fa fare appunto alla provincia, perché non è in grado poi di portare avanti certe deleghe, e quindi insomma la cosa risulta poi assurda. Bisogna che la provincia torni ad essere quell'ente centrale, fondamentale, perché ricordo è l'ente più vicino ai comuni, ai sindaci. Lo dico da sindaco, perché l'ente regione è un ente distante, e i sindaci oggi più che mai, soprattutto i sindaci dei comuni più piccoli, ma non solo, hanno bisogno di un contatto diretto e di un aiuto concreto da parte dell'ente provincia. E tra l'altro è anche l'istituzione più antica, perché le regioni sono molto molto più moderne. Assolutamente. Tanto che quindi c'erano state addirittura delle proposte, no, tenere le province, magari. Sicuramente sarebbe stata una scelta più saggia, esatto. Sono stati tolti i fondi, rimangono le competenze. Le regioni sì che costano. Io mi ricordo, esatto. Ecco. No. Io mi ricordo un po' quando Renzi venne qui, che poi c'era fuori l'esercito che volevano entrare. Che già questo è indicativo, Esatto. Cioè è stata, diciamo, un'altra riforma di questa schizofrenia, come diceva giustamente il Presidente. Cioè lui parlava poi di abolire la Camera del Senato, sì. Però poi dichiarò che si sarebbe candidato al Senato ad Arezzo. Insomma. E infatti è senatore. Infatti è senatore. Però qui la Camera non la voleva lui. No. Però penso che la poltrona gli piaccia. Poi ci sta guardando sicuramente. Quindi. Sicuro, sicuramente. Piero. Sì, io ora cambio tutto il panorama, perché faccio un salto nella storia. Mm. 16 giugno 1502, fino al 20 luglio sempre del 1502, Leonardo era presente in quelle zone, perché era incaricato dai nobili fiorentini di studiare la guerra, appunto, che la battaglia, appunto, che si dovevano fare contro le truppe che venivano dall'Umbria, e quindi, ecco, doveva, appunto, era stato incaricato come ingegnere, appunto, diciamo di militare di battaglia, quindi, e quindi lui era in quelle zone. Tant'è vero che lui frequentò molto spesso Ponte Buriano, e lì vide questo ponte fatto con questi archi tutti particolari. Siccome lui era ingegnere, non riusciva a capire come poteva essere stato costruito, perché
diciamo, era stato fatto in modo molto, molto, questo fatto che alla, diciamo, un po' curvo al centro, un po' alle, nelle parti, quindi con questi otto archi, quindi che lui aveva, che poi disegnò, e quindi ecco, e tanto fece che, diciamo, fotografò in qualche modo, perché la, la prima, diciamo, sua, lui dipingeva, si dice, a volo di uccello, e quindi era stato molto bravo a, a ricordarsi di ciò che vedeva. Quindi, perché aveva fatto la cartina della Val di Chiana, e quindi, e lui saliva sulle torri oppure saliva sulle montagnette, poi la sera tornava a casa e ridisegnava quello che aveva visto. Gli ultimi mezzi, che ora i satelliti che hanno diciamo, rifotografato l'ambiente, hanno visto che ci sono pochi metri di differenza di ciò, di, da quello che aveva lui disegnato. E quindi, ecco, ora lì c'è questo ponte, che è questo ponte, diciamo, che se, secondo noi, ma non secondo noi, secondo tutti gli studiosi, diciamo, di Leonardeschi, insomma, che gli studi leonardeschi sono stati fatti in 20 anni dallo Starnazzi e dal Pedretti, risulterebbe che quello è il ponte della Gioconda, del quadro della Gioconda. Ecco, questo ponte sta soffrendo. Ecco, probabilmente nessuno si era accorto, ma sono anni che stava soffrendo, perché io ho fatto i miei calcoli, ci sono passato lì sopra circa 70.000 volte, perché io abito là in quelle zone, quindi tutte le mattine vengo, anche qualche volta, molto spesso, quattro volte al giorno. Quindi, quindi questo vediamo, lo vediamo, vediamo appunto fatto con il drone, questa, questa bellezza. Ecco, io vorrei capire che fine farà, perché noi sono tanti anni che ci battiamo, soprattutto Gualberto Gualdani, che è stato ribattezzato l'uomo del ponte, perché ha fatto tutta quella battaglia quando doveva essere allagato, quando doveva essere appunto... Ecco, ora purtroppo lui sta soffrendo, e noi che siamo andati spesso lì sotto vediamo che effettivamente, ecco, ha bisogno di un sostituto, perché quello lui vorrebbe diventare una cosa importante, perché quando arrivò Leonardo lui era già 300 anni circa che era lì, quindi, perché nel 1500 è del 1200, 1250, quindi ecco, allora io... Diciamo che ero presente alla prima volta che lei è venuta lì sul ponte, e mi è sembrato che l'impegno, ecco, diciamo, ci sia tutto, quello di appunto di vedere, di, sia per il restauro di lui che già è iniziato, quindi, però anche per creare questo sostituto, che, questo secondo ponte, perché chiaramente lì il traffico pesante, purtroppo della Sette Ponti, è molto, si parla di 12, dai 12 ai 14 mila mezzi, di cui 2 o 3 mila pesanti ogni giorno che passavano di lì. Quindi, ecco, e chiaramente non è possibile, ecco, lì si vede la bellezza di, queste, di questo posto. Di questo. Quindi, ecco, cosa farà la nostra presidente della provincia per cercare di, come, con la stessa forza che ci metto io, per cercare di salvare questo posto? E invece poi è arrivato il ministro Toninelli, anche lì è stato Sì, appunto, ecco, il ministro cosa ha detto? Allora, noi appena insediati, 15 giorni dopo, siamo venuti a fare subito il sopralluogo insieme al vicepresidente per far capire che per noi la questione Ponte Buriano era la prima emergenza che ci, prendevamo in carico. Già in quell'occasione quello che disse è che la nuova gestione avrebbe fatto il possibile e l'impossibile intanto per garantire la riapertura, perché i lavori, le ricordo, in quel periodo ancora non erano stati, non erano finiti e non erano finiti nei tempi previsti, e quindi cercammo di accelerare il più possibile, perché toccammo proprio con mano il disagio, la sofferenza dei cittadini, oltre a, a quello naturalmente delle aziende limitrofe che stavano subendo ormai per il secondo anno, ecco, il secondo anno consecutivo. E quindi devo dire che da cittadina quello mi colpì molto, perché vedere le mamme, vedere i cittadini che ci spiegavano la difficoltà, il tempo e le risorse che ogni famiglia ha dovuto impiegare per fare una strada alternativa, e portava via, insomma, anche economicamente incideva sul, appunto, su ogni singola famiglia, ci siamo subito attivati. Ho già incontrato prima di Natale il ministro dei beni culturali, ho incontrato, ho fatto un incontro al Ministero, al MIT, ho fatto un incontro appunto con la Regione, perché l'intento è quello di mettere a sistema tutti questi soggetti e di far capire che questo è un ponte, è un'opera d'arte. Quindi sicuramente c'è bisogno di un contributo del MIBAC
perché questo è un ponte che non solo viene sul quale stiamo intervenendo da un punto di vista della struttura, della sicurezza, ma stiamo facendo veramente un'opera di restauro, tant'è che i tempi, le lavorazioni sono anche molto lunghe perché c'è una continua collaborazione e autorizzazione da parte dei beni culturali. Ogni pietra è stata scelta appositamente, quindi è un lavoro veramente numerato, cioè sembra però questo non è un ponte, questo è un'opera d'arte, quindi come tutte le opere d'arte devono essere restaurate. I restauri sono molto delicati, portano via molto tempo, sono molto costosi e quindi c'è bisogno di un contributo, di un aiuto, di un sostegno forte da parte appunto dei beni culturali perché si riconosca l'importanza storica di questo ponte, un ponte come diceva del 1200, purtroppo è un ponte sul quale non era mai stato fatto nessun intervento. Solo alcuni anni fa la Regione dette la disponibilità di questi 700.000 euro e quindi adesso la provincia negli ultimi due anni ha iniziato a lavorare, tra l'altro una lavorazione che come ho detto è molto lenta, viene fatta, può essere fatta soltanto in certi periodi dell'anno, quindi nel periodo estivo fino più o meno ottobre-novembre, quindi è un lavoro anche molto lungo. E nella lavorazione che si è iniziata i nostri uffici hanno riscontrato uno stato veramente più critico del previsto. Quindi per il restauro e la messa in sicurezza del ponte si necessita ancora di oltre 3 milioni di euro, più o meno 3 milioni e mezzo di euro per questa operazione. Quindi quello che mi sono impegnata a fare poi con il MIT è quello di far capire che abbiamo bisogno, visto che le province sono in uno stato emergenziale, purtroppo non sono più in grado, anche se il ponte è provinciale, di far fronte a situazioni come queste, di avere un aiuto per quanto riguarda invece la creazione di un ponte almeno provvisorio, in modo tale che noi si possa ripartire con i lavori su Ponte Buriano avendo un'alternativa, perché non ci possiamo, io qui mi impegno pubblicamente, non possiamo più pretendere che la cittadinanza e le aziende continuino a sopportare un terzo anno di lavori con la chiusura del ponte. Quindi i lavori devono continuare perché c'è tutto un intervento da fare sui timpani e sui rostri che ancora è molto importante, ma possiamo pensare di tornare a chiudere il ponte solo dopo che saremo riusciti ad avere un'opera alternativa, in modo tale che il traffico non sarà bloccato e in modo tale che si possa anche ovviare al problema attuale, perché il ponte appunto è stato riaperto ma solo al traffico leggero, quindi lì si ricorda che c'è un danno per le aziende importante. Quindi l'attenzione secondo me che i due ministeri e anche la Regione però devono dare a quest'opera d'arte, che però è un mezzo di collegamento indispensabile per il nostro territorio, deve essere un'attenzione prioritaria. Io credo che con lo sforzo di tutti si possa e si debba in tutti i modi trovare una soluzione realizzabile, va bene, in tempi anche brevi, però per dare una svolta, veramente rassicurare, rasserenare sia gli abitanti che tutte le aziende del territorio, che veramente stanno combattendo con le unghie e con i denti per andare avanti nonostante i costi e i tempi. Ci sono queste aziende che hanno molto bisogno di mezzi pesanti appunto lì nelle zone sia agricole sia appunto quindi, ecco, l'importante è che ricordare che questa strada che è la Sette Ponti è sempre stata diciamo un po' tralasciata, insomma, ecco, quindi tant'è vero che in altre parti diciamo delle strade che poi conducono ad Arezzo sono stati fatti interventi di varianti eccetera eccetera, lì diciamo poche cose sono state fatte, quindi ecco ma al di là di quello appunto il bisogno proprio urgente necessario è quello di avere un ponte che sostituisca questo, perché questo effettivamente è, come ha detto, è un'opera d'arte, quindi va lasciato lì. Purtroppo l'abbiamo visto anche con le 45, molto spesso in Italia ci accorgiamo di aver trascurato, come in questo caso, dei collegamenti fondamentali e nel momento dell'urgenza poi siamo chiamati in tempi brevi a trovare delle soluzioni che non sono semplici, però questo è un impegno prioritario. Per questo ho voluto, oltre ai tavoli di lavoro a Roma, che il ministro Toninelli venisse personalmente, gli ho chiesto la cortesia di venire a vedere il ponte perché si rendesse conto della bellezza di quest'opera d'arte, ma del fatto che è un ponte fondamentale, che nel 2019 non si può pensare che il traffico pesante e la percentuale di traffico pesante che ci passa è tanta, continua ad essere sorretta da un'opera d'arte. Torniamo subito. Eccoci tornati a Nero su Bianco. Abbiamo parlato delle strade, le scuole, qual è il piano di azione?
Sulle scuole è un'altra delle nostre priorità, perché lì si parla della sicurezza per i nostri figli e di ambienti che siano dignitosi, perché i nostri figli appunto passano molte ore della loro giornata in questi edifici. Purtroppo sappiamo bene quali sono le condizioni delle scuole italiane in generale, non mi riferisco naturalmente solo a quelle delle province o della mia provincia o dei comuni in generale, quindi in questo stato di emergenza in cui poi siamo arrivati, perché dalla vicissitudine diciamo del Ponte Morandi le direttive anche diciamo hanno allertato tutti i sindaci e i presidenti di provincia per incominciare a fare dei controlli per quanto riguarda la sicurezza sia di strade, ponti che scuole particolarmente serrati. Come al solito, diciamo, lo dicevo prima, purtroppo a volte in Italia partiamo di rincorsa in ritardo, però è importante almeno partire. Noi stiamo facendo un controllo attento di tutti gli immobili di nostra proprietà, proprio per capire le criticità che ci possono essere. Stiamo avendo piano piano i responsi appunto dagli studi ai quali abbiamo commissionato per capire la sicurezza, quindi dal punto di vista sia statico che sismico, o le varie problematiche di altra natura, che però possono andare comunque da interventi meno importanti, ma comunque rilevanti per la vivibilità delle strutture, quindi dagli impianti che molto spesso di riscaldamento sono vetusti, per esempio, alla difficoltà che alcune scuole hanno per quanto riguarda gli spazi. Quindi siamo purtroppo in una fase complessa dove siamo chiamati ad intervenire in maniera sostanziosa sugli immobili, naturalmente, come dicevamo prima, avendo una delega così rilevante, senza le risorse necessarie per poter operare al meglio. Quindi stiamo facendo da un lato uno studio e una verifica delle necessità, dall'altro sto operando con il buon senso della madre di famiglia, in questo caso, ma non del padre, del cercare di investire le risorse a disposizione partendo veramente dalle priorità. Quindi partendo dalle situazioni emergenziali, da quelle più fondamentali, cercando però di dare una risposta il più possibile significativa in tutte le strutture, perché appunto ricordo sono strutture poi dove si trovano i nostri giovani. Anche se non è una competenza della provincia, volevo parlare un attimo di sanità. C'è un po' di preoccupazione, non so se da sindaco è preoccupata un po' dello stato dell'arte. Vediamo questo servizio su uno degli ultimi casi che si è verificato ad Arezzo di un ritardo, e anche sentiremo l'assessore Tanti, che in questi giorni ha diciamo sottoposto il problema anche della medicina nucleare, di un macchinario sostanzialmente che è così, del quale forse qualcuno si è dimenticato. Vediamo un attimo. Buongiorno, sono e sono praticamente una paziente oncologica. Mi è capitato per ben due volte di seguito di non dover fare la PET. La prima volta sono stata avvisata il giorno prima, la seconda volta molto più grave, praticamente si è rotto il macchinario mentre ero sotto, quindi avevo già fatto le iniezioni e la flebo. È una paziente oncologica aretina a raccontare i disagi di chi si ritrova a dover rimandare un esame così importante come la PET. Il reparto di medicina nucleare del San Donato di Arezzo sarebbe stato recentemente declassato da reparto complesso a semplice e la PET TAC, donata dal Calcit ormai 15 anni fa, sarebbe diventata un macchinario obsoleto. È ovvio che quando la PET si rompe perché c'è un guasto ad una qualche strumento, oppure quando il tracciante, qui non è colpa della PET ma è colpa di chi invia il tracciante, non viene consegnato, slitta tutto inevitabilmente come lista d'attesa. A raccogliere questo appello è stata la presidente dell'Associazione dei Medici Aretini durante l'organizzazione di un incontro proprio sulla medicina nucleare. Nei contatti per gli inviti a questo incontro sono uscite delle lamentele di persone che naturalmente più di una volta erano arrivate al San Donato per eseguire questo esame PET e erano dovute ritornare indietro senza aver eseguito l'esame. L'ASL avrebbe ormai due anni fa già segnalato ad Estar la necessità di acquistare una nuova PET. Estar, che è il braccio operativo funzionale burocratico della regione, non ha in 25 mesi saputo confezionare un bando che, se anche partisse domani, sicuramente avrà dei mesi davanti. Noi mobilitiamo la città su questo perché non è accettabile, non è tollerabile, ma soprattutto non è normale che una regione impieghi 25 mesi a fare un bando per una strumentazione che serve ai malati di cancro.
Insomma, fa riflettere. Che volevi dire? Tra l'altro questa persona, sì, è una mia carissima amica, ah, mi ha anche chiesto quindi di parlare di questa cosa. Presto faremo un incontro qui su questa tematica, chiameremo Desideri, chiameremo Rossi per capire quello che sta succedendo. Desideri anche ormai per... tanto. Vabbè, insomma, chiameremo chi dobbiamo chiamare perché insomma la situazione è veramente penosa. Stiamo assistendo a un degradarsi dei servizi, appunto anche dal punto di vista sanitario, che rappresentavano un'elite all'interno del nostro paese e ancora di più all'interno della nostra regione. E devo dire, in queste situazioni di emergenza, perché questa persona ha una situazione di emergenza, non si può soprassedere a una situazione del genere. Quindi insomma questo è un appello. Sì, appunto, questo è un appello pubblico che faccio anche personalmente, perché ho anche un trasporto amicale, certo. E che insomma chiamo le autorità o chi si deve occupare di questa cosa a cercare una soluzione, anche perché insomma il trasporto e lo spostarsi per una persona malata è veramente difficile, quindi cerchiamo di dare quei servizi per cui si pagano le tasse, insomma siamo veramente infastiditi da questa cosa. Presidente, adesso che ci sarà insomma, un nuovo direttore generale, però serve un cambio di passo, insomma, perché sulla sanità purtroppo anche i sindacati, c'è stato in queste ore un comunicato unitario anche sul personale, insomma, i problemi sono tanti. No, allora, il servizio visto è veramente una vergogna. È una vergogna perché io ricordo che la sanità nella nostra regione era una delle migliori d'Italia e negli ultimi anni, a causa della riforma e questa riorganizzazione in area vasta, stiamo veramente in realtà distruggendo anche qui un fiore all'occhiello che era fondamentale perché riguardava appunto la salute dei nostri cittadini. Questo progetto d'area vasta sta portando via sul territorio tutta una serie di professionalità e di opportunità di cura per i nostri cittadini. Chi soffre appunto purtroppo di una malattia come questa sa l'importanza, come diceva giustamente innanzi, di avere il servizio sul territorio, ed è allucinante che una politica che non pensa, perché non c'è altra spiegazione, all'interesse dei territori e dei cittadini, tende a depotenziare e a centralizzare i servizi non tenendo conto delle esigenze di una fascia di popolazione particolarmente fragile, particolarmente debole. Purtroppo di esempi come questi, quindi la declassificazione, come è stato detto nel servizio di questo settore al San Donato, è uno dei tantissimi esempi che è stato di questi ultimi anni in tanti degli ospedali della nostra regione, in tante situazioni si è addirittura chiuso, pensiamo al punto nascita di Bibbiena, ed è quello che da sindaco sto dicendo da 2 anni e mezzo e sto combattendo in particolare per l'ospedale appunto del mio territorio, quindi della Grucia, proprio perché negli anni noi vediamo un'intenzionalità di depotenziare i servizi con la scusa di concentrare e di risparmiare, ma noi stiamo veramente, non noi, noi stiamo subendo purtroppo una politica che non tiene conto delle esigenze prioritarie di una fascia di popolazione particolarmente debole ed è di una gravità estrema. E ricordiamoci, la regione Toscana ha aumentato, ha il ticket più alto d'Italia, quindi come si diceva si paga una cifra elevatissima che crea veramente anche questo aspetto, grossi disagi ai cittadini, pensiamo agli anziani, alle fasce appunto più deboli, e nonostante tutto il servizio negli anni è andato fortemente a peggiorare. Sono particolarmente dalla politica regionale che sta segnando, e questi sono purtroppo poi esempi vissuti sulla pelle di persone che già hanno delle problematiche gravissime. Mi vergogno da esponente delle istituzioni perché non ci sono parole. Io mi auguro che chi ha il potere di poter agire diversamente si renda conto degli errori fatti e, proprio perché si parla della salute dei cittadini, ponga rimedio il prima possibile. Davide. Sì, voglio dire, Presidente, in questi giorni si parla sia in Parlamento che al Governo per riempire di l'autonomia che le tre regioni del Nord stanno chiedendo con forza, quindi questo progetto di aumentare questa autonomia che chiaramente andrà ad aumentare i divari, le differenze. E, ecco, le volevo chiedere, da esponente politico di rilievo, diciamo, della centrodestra toscano, visto che il prossimo anno ci sono le elezioni, intanto se lei condivide questo bisogno delle regioni di dare ulteriori poteri e competenze alle regioni e quindi ridurre quella redistribuzione della ricchezza che avveniva fino ad ora e con le attuali competenze statali.
E quindi ecco, se il prossimo anno, nella prossima campagna elettorale del centrodestra, che sicuramente si spererà, ma insomma penso che abbia anche buone possibilità di conquistare la regione, se poi anche voi vorreste proporre l'autonomia, aumentare l'autonomia per la Toscana. Guardi, io ci tengo a precisarlo, visto che si continua a parlare di politica, che io sono civica, non appartengo a nessun partito, sono sicuramente d'area e ne sono orgogliosa di centrodestra, sono una liberale, però ho già la responsabilità e l'onere di dover gestire, di dover amministrare una città e adesso la provincia. Io, per fortuna, almeno queste responsabilità e queste scelte non mi competono, ma adesso competono al governo. Da presidente della provincia, da sindaco civico di centrodestra, mi auguro che il prossimo anno ci sia veramente una svolta storica, come c'è stato in provincia, come c'è stato nella mia città di Montevarchi, anche per la regione, perché stavamo parlando fino a un minuto fa della criticità della sanità, e questa è sicuramente stata dettata da una politica regionale vergognosa, ci tengo a ribadirlo. Quindi io mi impegnerò assolutamente perché i cittadini diano una svolta anche a livello regionale, per prendere in mano una regione che è importante, che ha tante opportunità, dove sicuramente si può fare scelte gestionali molto differenti. Non mi batto su valutazioni di altro tipo, a me già porterebbe grande soddisfazione poter avere in mano la sanità toscana, perché è la prima questione che riguarda l'interesse dei nostri cittadini, e appunto è già una responsabilità molto grossa, e credo già delle condizioni, senza un'autonomia che la regione toscana oggi ha, potrebbe fare molto meglio. Quindi mi auguro ci sia veramente un cambiamento il prossimo anno, e naturalmente chi sarà a governare dovrà dimostrare di avere una sensibilità maggiore di quella è stata dimostrata in questi anni. Cioè, rispetta l'autonomia delle tre regioni del nord, la condivide o non la condivide? Io le insisto nuovamente, non appartengo a nessuno dei partiti. Che sono, ma da cittadino, cioè, ma da sapere cittadino, che delle, io penso che delle si regioni, debba sicuramente intervenire in un controllo maggiore. Le tre regioni più ricche che vogliono l'autonomia, aumentare l'autonomia, sì, e quindi trasferire meno risorse, parliamoci chiari. Lei lo condivide o no? Io credo che ci sarebbe essere sicuramente... Che lei fosse, ma guardi, non è una riflessione. Lei ha un ruolo comunque istituzionale. Sì, ma non è una riflessione che mi interessa fare in questo momento, perché non parlo della mia regione, parlo di altre problematiche che mi riguardano di più. Quindi, sinceramente, non ho fatto neanche una valutazione precisa in merito. Le dico che sicuramente le regioni vanno riviste, perché sicuramente ci sono regioni più virtuose e dobbiamo allora prenderle a modello, e ci sono regioni che lo sono molto meno, dove gli sprechi sono vergognosi, e quindi vanno sicuramente attenzionate. Quindi un approccio senza fare come con le province di chiuderle, appunto, fare un discorso sicuramente più razionale e più fattivo per i territori, perché poi se le risorse vengono date a pioggia a tutti, e c'è chi le fa fruttare in un modo e chi invece no, ecco, sicuramente su questo bisogna che il governo prenda delle decisioni e intervenga. Pubblicità, poi le conclusioni. Partiamo rapidissimo. Sì, noi vediamo ogni tanto questi disastri che avvengono per la meteorologia, appunto, perché? Perché probabilmente il territorio non viene più curato come si faceva una volta. Quindi ecco, io vi ricordo, per dire, le tante cose che la provincia faceva, per dire, no? Anche nei boschi, sul dissesto, appunto. Mi ricordo queste strade che si facevano nelle montagne, appunto, da là, per cercare di eliminare, appunto, la possibilità che il fuoco continuasse. Quindi, oppure anche tutti i fossi, tutti i fiumi, tutte, ecco. In questo caso, da ora in poi, io mi immagino quello che, continuando così, senza quasi far niente, per dire, cosa succederà fra 20 anni, per dire, perché così succede, direi, i fossi delle strade, oppure, ecco. Lei pensa che ci sarà una svolta, per dire, che si riprenda un po' in mano le situazioni come dovevano essere? Perché lo so che non si può ricorrere ai contadini nei campi perché non ci sono più, quindi ecco, però qualcuno dovrà pur fare queste acque, sistemare dove andranno queste acque, perché sennò andando così in un modo, diciamo, così, ognuno per conto suo, si vede che si creano disastri, frane, eccetera. Ecco,
cosa si prevede? Ci sarà qualche possibilità di poter dire, ecco, la provincia a un certo punto riprenderà in mano un po' le situazioni, i consorzi, ora ci sono i consorzi, appunto. Questo è un auspicio, nel senso, ora in questo momento c'è il consorzio, quindi c'è un altro ente con il quale sia i comuni che la provincia si interfaccia. Sarà alla politica, ai gradi superiori, decidere, come dicevo prima, il futuro delle nostre province, e quindi se ci verrà ridata anche delle competenze di questo tipo. Sicuramente questa è un altro di quelle criticità che oggi andiamo a riscontrare, lo dico in primis da sindaco, perché poi tanti cittadini ti vengono a segnalare situazioni che sono state abbandonate proprio perché un tempo c'era il contadino che ci pensava in maniera autonoma. Oggi quella figura purtroppo va a scomparire, quindi bisogna pensarci, devono essere le istituzioni a pensarci, e già in tante situazioni vediamo che l'aver abbandonato certi corsi di fiumi, certi territori, ha portato concretamente a delle conseguenze importanti ai cittadini stessi. Come si parlava prima, mi sembra veramente, purtroppo, però la musica è sempre la stessa, cioè mi sembra che in Italia prendiamo delle decisioni a tavolino, forse senza avere, diciamo, le competenze, la contezza, esatto, di quello che andiamo a decidere. Poi passano gli anni, vediamo i danni che quelle decisioni hanno portato, che creano, e allora poi dobbiamo rimediare. Speriamo che anche su questo aspetto ci sia un'attenzione, chi ha il potere di decidere valuti con attenzione come fare per ridare un controllo migliore sui nostri territori, perché poi da questo dipende tanto appunto nelle città, nella sicurezza per i nostri cittadini. Due flash finali, uno su Arezzo Fiera, che siamo vicini di nuovo alla nuova riunione, all'assemblea. Lei ha detto l'altra volta ci volevano quasi costringere, no? Senza neanche aver letto praticamente i particolari di quello che era questa proposta, ad approvarla, direi forse per fortuna si è preso tempo. Diciamo, c'è speranza di uscirne da questa grave situazione in modo positivo, diciamo, per Arezzo? Questa è un'altra di quelle situazioni veramente complesse che mi sono trovata a dover gestire da subito, appena insediata. Arezzo Fiera è una realtà importantissima per il nostro territorio, quindi è indispensabile che i soggetti che sono coinvolti, come stanno facendo per l'appunto, si rimbocchino le maniche e trovino una soluzione. Ci sono sicuramente ci sono diversi piani sui quali lavorare, sia dal punto di vista economico, perché i debiti, insomma, sono importanti, ma l'altro piano è un piano di rilancio, un piano industriale, che quindi in maniera concreta ci faccia capire qual è il futuro, quale potrà essere il futuro di Arezzo Fiere, delle nostre fiere orafe, perché sappiamo che è un settore per il nostro territorio fondamentale, di cui dobbiamo andare particolarmente fieri, e le istituzioni devono in maniera intransigente adesso mettere mano ai conti che sono stati lasciati, alla proposta che una società come IEG ha fatto, che, come dicevo in altre occasioni, può essere una proposta sicuramente interessante, ma che in maniera imprescindibile deve essere valutata attentamente, perché è un accordo importante e deve portare, deve essere firmato soltanto e accettato nel caso in cui sia un accordo che dà sviluppo e un futuro roseo al nostro territorio, naturalmente. Quindi l'impegno, vi assicuro, che da parte dei soci pubblici è massimo, è una responsabilità grossa, è una situazione complessa, ma sono ottimista del fatto che, comprendendo la centralità di Arezzo Fiere e del futuro di Arezzo Fiere per il nostro territorio, non può essere che, come sta succedendo in questi mesi, essere una questione centrale che viene veramente posta nella lente di ingrandimento, perché si possa pensare e pianificare un futuro, come ho detto, chiaro e certo per questa nostra realtà territoriale. Altra cosa sui rifiuti, anche qui è un giudizio forse più da sindaco che da presidente della provincia, visto che in Valdarno ci sono stati in passato problemi noti con la discarica di Podere Rota. AISA ha in questa richiesta, che alcuni esponenti, in questo caso del PD, hanno, diciamo, reso pubblico, anche se era pubblico già perché sul sito della Regione Toscana c'era questo documento, ha fatto questa richiesta, a quanto pare, di ampliamento delle tonnellate a 75.000 per l'impianto di San Zeno, forse per anche chiaramente ospitare rifiuti provenienti da altre zone della Toscana, visto che per Arezzo, diciamo, la capienza attuale sembrava
sufficiente. Lei lo vede come un fatto positivo, cioè questa sorta di ampliamento per risolvere anche potenziali problemi futuri? Allora, tra l'altro, anche se la provincia, appunto, come sì. ricordavo, non ha più la delega, ho dato la disponibilità a creare un tavolo di lavoro che c'è stato proprio in questi giorni con tutti i comuni della provincia di Arezzo, proprio per sviscerare insieme il tema a noi sindaci caro, che è quello della programmazione, perché questo è un tema purtroppo che la regione toscana doveva trattare, però per il momento non ci sono notizie, e quindi credo che da sindaci ci dobbiamo prendere la responsabilità comunque di esaminare lo stato dell'arte per quanto riguarda la condizione appunto delle strutture del nostro territorio e prospettive future da proporre a questo punto alla regione stessa. Ci tengo a precisare che AISA non ha chiesto un ampliamento, ma un efficientamento, un potenziamento, diciamo, sì. E quindi potrà accogliere un numero, delle tonnellate superiori di rifiuti, ma non ci sarà un ampliamento. Sì, sì, sì. Noi dobbiamo tener conto che abbiamo due strutture, tra l'altro all'avanguardia, comunque, soprattutto quella di AISA, e poi abbiamo la struttura di Podere Rota, che però ha subito già una proroga e a scadenza nel 2021. La regione toscana ancora non ha dato una prospettiva rispetto a questa appunto a Podere Rota, perché si prevede la chiusura ma non ci ha detto come andrà, se andrà a sostituire. Io credo che, e questo è un tema che da sindaco sto portando avanti in questi due anni, Podere Rota e Valdarno abbiano dato già abbastanza per quanto riguarda in termini di rifiuti. Ricordo che la discarica, diversamente dall'impianto, porta delle conseguenze sia da un punto di vista ambientale, odorigeno per i cittadini, non soltanto quelli che abitano lì intorno alla discarica, ma anche quelli dei comuni limitrofi, e di conseguenza anche ambientale, perché io ricordo che è stata fatta una discarica e qui, anche qui la scelta politica secondo me è stata veramente poco intelligente, perché è stata fatta una discarica all'interno di un terreno meraviglioso, che è quello delle Balze, quindi vicino all'abitazione, in mezzo alle Balze, però questo è stato fatto, questo oggi ci troviamo. Io credo che dobbiamo impegnarci, visto che la Regione ancora non ha dato segni di vita, per dare una prospettiva futura alla nostra provincia di autosufficienza, visto che la nostra Lato Sud è autosufficiente, cosa che non è Lato Centro, che non si è mai impegnata invece per risolvere le sue questioni. Io credo che, per esempio, l'impianto che c'è su Arezzo possa essere un aiuto per lo smaltimento almeno di una parte dei rifiuti che oggi sono su Podere Rosa e che mi auguro debba andare piano piano a chiudere e a procedere con tutto il percorso della post mortem, e che quindi una parte dei rifiuti di Podere Rosa possa in futuro transitare su questo impianto, visto che non dà problemi né d'origine né di altro genere, e ci permetterebbe quindi di trovare una soluzione per la nostra gestione dei nostri rifiuti e di neanche di aumentare le tariffe, perché comunque si parla sempre di chilometri zero. Bene, siamo arrivati alla fine. Fabio, sei soddisfatto? Sì, molto soddisfatto. Tra l'altro il 19 febbraio ci sarà qui la conferenza stampa in cui, a proposito di rifiuti, ci sarà Sei Toscana e ci sarà l'ingresso di Estra all'interno della fondazione ITS Ambiente Energia, quindi nel senso, come dire, qui a Casa dell'Energia il tema dei rifiuti è strettamente connesso anche con il tema dell'energia. Sono tematiche appunto in cui ho trovato la Presidente molto preparata e quindi ha risposto, diciamo, anche in maniera esaustiva. La ringrazio per questo. Grazie di essere stata con noi, la Presidente Silvia Chiassai Martina, grazie a David Faltoni, a Piero Franchini e a Fabio Mori. A venerdì prossimo. Grazie.